In un piccolo stagno assolato, molto prima che le piante e gli animali apparissero, la vita era fiorente. Antichi pendii che originano da paludi e mari poco profondi contenevano microfossili di cellule non dissimili da alcune cellule viventi trovate in alcuni luoghi oggi. In questo senso, quasi ogni pozzanghera è una macchina del tempo, un luogo per esaminare i processi biologici elementari della vita, incluso il più affascinante di tutti, il comportamento. Perfino i batteri, le cellule più semplici, hanno degli schemi comportamentali. All'estremità della scala della vita unicellulare c'è un paramecio, una cellula complessa che ha una possibilità piuttosto ampia di risposte comportamentali. Nel suo nucleo azzurro chiaro sono sistemati i geni che, in ultimo luogo, determinano il suo comportamento. Ma cosa fa esattamente un paramecio? Guardandoli al microscopio sembra che consumino la loro energia solo agitandosi a vuoto. Se li osserviamo in un ambiente più naturale, forse... Il paramecio è un batterio famelico e la caccia migliore è nella microgiungla formata da vegetali in disfacimento, in questo caso foglie. Qui c'è abbondanza di cibo per vivere, ma i parameci devono superare un pericolo in questo ambiente, quello di rimanere intrappolati. La domanda che ci poniamo è: il paramecio ha ereditato geneticamente un programma di comportamento per la fuga? Vediamone uno mentre inciampa in una fibra. Ogni volta lo stesso. Inciampa, si ritira su, gira e prosegue, finché non incontra un altro ostacolo. Se esiste un varco, questo permetterà al paramecio di fuggire. Un trucco abile per un essere monocellulare. Ma gli studiosi vogliono sapere di più. Vorrebbero sapere quali sono i meccanismi interni che controllano il comportamento e, in definitiva, scoprire come evolvono gli schemi comportamentali. Per esempio, un cristallo di sale costituisce un rischio ambientale fatale. Appena la soluzione salina concentrata si diffonde, tutti intorno i parameci hanno una reazione. Sbagliare è morire. La selezione naturale è all'opera, eliminando i geni che inducono un comportamento errato. Le basi del comportamento si trovano nei geni. Questo significa che esso, insieme ad altri caratteri ereditari, è soggetto all'evoluzione. Questo fondamentale concetto è facile da capire per la vita monocellulare, ma che succede negli animali pluricellulari? L'anello di congiunzione fra organismi mono e pluricellulari si pensa che siano le colonie di cellule come queste. Ma anche loro pongono un problema, la coordinazione. Nelle colonie di cellule come il Volvox deve esserci una cooperazione in modo che la colonia, come un tutto unico, possa relazionarsi all'ambiente. Per esempio, usando un movimento di rotazione ben coordinato, il Volvox scappa via dalla luce intensa, evitando così il calore e i raggi ultravioletti, che potrebbero danneggiare la sua delicata cellula. Ogni ulteriore progresso nella coordinazione del comportamento dipende dallo sviluppo di un sistema di comunicazione basato su una cellula capace di condurre impulsi elettrici, la cellula nervosa o neurone, unità base del sistema nervoso degli animali. Quando un animale si sviluppa da un uovo fecondato, alcune cellule dell'embrione sono destinate al tessuto nervoso, comprendente anche il cervello, ammasso intricato di cellule. In questo affascinante organo, gli individui ereditano lo schema comportamentale della propria specie. Prendete questa femmina di pesce uniformemente colorata in rosso. In qualche angolo del suo cervello ci sono programmi per tutti i tipi di interazione sociale. Per esempio, cosa fare quando una femmina rivale invade il suo territorio. Vivendo in vasche separate, questi pesci non si conoscono. Quando avverrà il loro primo incontro faccia a faccia, come si comporteranno? La cosa stupenda è che ogni pesce si comporta esattamente nello stesso modo, assumendo un atteggiamento fiero.
allargando i suoi opercoli branchiali e dando libero sfogo ai suoi brillanti colori di lotta. Questi schemi comportamentali sono in qualche modo immagazzinati nel cervello dell'animale, pronti a funzionare appena ce ne sia bisogno. Ma come? Questa è una delle domande della biologia, dato che il cervello di un vertebrato è una struttura incredibilmente complessa, formata da milioni di cellule unite insieme in un ingarbuglio di circuiti. Per dare l'avvio all'affermazione che esistono connessioni tra cervello e comportamento, i biologi avevano bisogno di un animale con un cervello molto semplice. I molluschi sono così, particolarmente gli animali marini molto lenti che si chiamano lumache di mare. Questi qui, i tritoni, provengono dal fondo marino lungo la costa di Washington ed è stato provato che sono molto utili come animali da esperimento. Nel 1970 il dottor Dennis Willows, lavorando al laboratorio biologico marino dell'Università di Washington, cominciò una ricerca sistematica sul cervello dei tritoni. Uno studio sulle cellule cerebrali che determinano il comportamento. Il cervello di questi molluschi è semplicissimo. 4 lobi di tessuto nervoso di colore scuro. Willows trovò che ogni lobo è composto da cellule straordinariamente grosse, anche se relativamente poche. La cosa più importante, le singole cellule potevano essere identificate da macchie di pigmento. Le stesse cellule si trovano esattamente nella medesima posizione in ogni tritone studiato. Già questa era una scoperta esaltante. Questo cervello così semplice, con le sue cellule giganti, poteva essere la chiave per scoprire il circuito cellulare implicato nelle risposte comportamentali. Ma quali sono queste per una lumaca di mare? Per prima cosa, hanno una reazione di fuga caratteristica al contatto con un predatore, la stella marina, che è stato trovato nel loro ambiente acquatico. Questo meccanismo è chiaramente uno dei più semplici. La risposta inizia quando una lumaca viene toccata da un pedicello ambulacrale della stella marina e quindi attiva il suo apparato sensitivo. Cerca di allontanarsi cominciando una serie di movimenti di flessione che producono una sorta di nuoto un po' primitivo, non molto elegante forse, ma efficace per evitare di essere catturato dalla stella marina. Sembrano esserci 2 distinti movimenti nella reazione di nuoto, una flessione verso il basso e una posteriore. Come fare per scoprire dove nel delicato cervello dei tritoni si trova l'immagine di questi movimenti flessori? Il problema era di mantenere il cervello nello stesso stato abbastanza da poter studiare le cellule mentre permettono all'animale di mettere in azione le sue risposte. L'idea di Willows fu di isolare e stabilizzare i 4 lobi senza distruggere le loro connessioni con i nervi afferenti ed efferenti. Per fare questo si servì di una placchetta che poteva far scivolare sotto il cervello. Questo, una volta fissato attraverso il suo rivestimento a questo sostegno coperto di cera, diveniva relativamente immobile, incurante di quello che l'animale, che intorno si aggirava regolarmente, stava facendo. In queste condizioni, gli animali sperimentali rimanevano attivi per molte ore e Willows cominciò a sviluppare la tecnica per monitorare l'attività elettrica, presente in ogni singola cellula del cervello. Se ci fosse riuscito, sarebbe stata la prima volta che qualcuno riusciva a intercettare le comunicazioni fra cellule nervose, mentre allo stesso tempo osservava il comportamento dell'animale intatto. L'esperimento utilizzava un elettrodo cavo riempito con una soluzione conduttrice e così assottigliato alla punta che l'estremità era invisibile al microscopio. Studiando attentamente con il conduttore ultramicroscopico, Willows iniziò ad ascoltare i segnali ricevuti dalle singole cellule nel cervello del tritone. Un segnale forte. Il tritone era appena stato sfiorato sulla sua superficie. Ancora di nuovo, lo tocca, lo pizzica. Questo desta l'attenzione della cellula. Con questo metodo Willows può farsi un'idea degli schemi d'entrata degli stimoli, trovando quali cellule cerebrali sono connesse con le varie parti del corpo.
Egli usa anche i suoi studi per monitorare ciò che esce dalle cellule cerebrali, gli impulsi nervosi generati all'interno di esse. Eccitando la cellula col trasmetterle una scarica elettrica, otteneva una breve raffica di impulsi che causava un leggero movimento di flessione nell'animale. Stimolando di nuovo la cellula, essa risponde con 3 rapidi impulsi e la lumaca di mare si flette. Willows concluse che la cellula, ne aveva le prove, giocava un ruolo nella parte flessoria del movimento del moto. Appena è toccata da una stella di mare in un punto qualsiasi del corpo, la cellula responsabile del movimento di flessione emette un'intensa raffica di segnali, poi si riposa. Quindi ne emette un'altra e ogni volta causa la contrazione del muscolo flessorio. Quando il neurone flessorio si riposa, quelli estensori si eccitano e se l'animale non fosse trattenuto fermo, certamente nuoterebbe lontano. I neuroni flessori si eccitano, poi si attivano quelli estensori. Flessione, estensione. Qui c'è la parte della reazione di fuga a nuoto del tritone, legata a 2 gruppi di cellule nervose. Ma com'è possibile che questo ciclo di attività di cellule cerebrali sia iniziato dal tocco leggerissimo di una stella di mare? 2 colleghi del dottor Willows, il dottor Paul Taggart e il dottor Peter Getting, hanno localizzato delle cellule nel cervello degli animali che, quando sono stimolate, provocano l'intero schema comportamentale della fuga. Le hanno chiamate cellule scatto per il nuoto. Ora, per la prima volta, uno schema di comportamento poteva essere capito in termini di circuiti di cellule nervose. Quando viene toccato da una stella di mare a caccia, i recettori sulla superficie del tritone riconoscono chimicamente lo stimolo e generano un impulso che si dirige alle cellule scatto. Rispondendo, i neuroni si eccitano sparando una breve raffica di impulsi che controlla il movimento di flessione. Una volta iniziato, le cellule della flessione continuano ad emettere segnali ciclici in modo da portare in salvo il tritone. Questo comportamento è il risultato diretto di un circuito di cellule nervose geneticamente controllato, pronto a funzionare appena ce ne sia bisogno per la sopravvivenza. In questi animali, con il cervello così facilmente accessibile, abbiamo afferrato uno sprazzo di luce sul meccanismo che sta dietro al comportamento. E siamo curiosi di sapere se anche negli animali più complessi questo può essere compreso in termini di circuiti nervosi. Il comportamento è forse basato su uno schema fisso che si adatta alle nuove conoscenze e può quindi anche cambiare? Si apre una nuova frontiera della biologia, quella comportamentale. Attraverso i suoi concetti e le sue scoperte, potremo nel futuro capire il più meraviglioso dei processi vitali, il comportamento.